Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Oggi è un grande onore e un piacere avere come nostro ospite, come nostro relatore, Marcello Verga. Io chiedo scusa subito a tutti voi se ogni tanto mi scapperà di chiamarlo Marcello e non professor Verga, perché con Marcello ci conosciamo da tantissimi anni, lavoriamo insieme da molti anni e quindi, come dire, cercherò di essere il più formale possibile, ma come Marcello sa, può essere che qualche volta non mi riuscirà. Non mi riuscirà. Do alcune informazioni brevi di, come dire, di chi è Marcello Verga, ma insomma lo conoscete tutti. Marcello Verga è professore di storia moderna all'Università degli Studi di Firenze ed è commissario straordinario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea. Insomma, è colui a cui è stato affidato il bellissimo tentativo di far risorgere uno degli istituti storici più importanti d'Italia. Ha diretto l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR ed è, come dire, è molto impegnato, credo sia ancora, Marcello, non so, correggimi se sbaglio, hai ancora questo, lavora ancora per la Commissione Europea, per i progetti. Fino al 31 di dicembre scorso Ah, abbiamo chiuso la ok. Allora commissione, pure la qui hai commissione, lavorato comitato. per la Commissione Europea per i progetti, diciamo, di cultura, face parte della Commissione. Come ci ha detto prima nelle chiacchiere che hanno preso questo incontro, sta scrivendo una biografia di Maria Teresa d'Asburgo. Oggi io Marcello avevo chiesto, anche in occasione dell'uscita di questo bel libro che si chiama Alla morte del re, Sovranità e leggi di successione nell'Europa dei secoli XVII e XVIII, ho chiesto a Marcello proprio di venirci a parlare della sovranità e delle leggi di successione ne nell'Europa, diciamo, nell'ultima parte de dell'età moderna, cercando di spaziare a 360 gradi. Come dire, ho fatto notare a Marcello, lo sappiamo anche se oggi pomeriggio siamo forse più storici, che avendo un dottorato interdisciplinare, Marcello mi pare la persona adatta per poter spaziare su più ambiti. Allora, grazie Ecco, Marcello, grazie di essere figure. qui con noi. Ti passo la parola, facciamo così, sono le 3:20, poi parliamo fino alle 4 e poi lasciamo un po' per il dibattito, ma insomma, se vuoi parlare di più, puoi anche parlare di più, tanto abbiamo un bel No, pomeriggio chiaro. libero. Grazie Marcello, a te la parola. Grazie a te per questo invito che mi fa moltissimo piacere, sia per continuare con te una discussione che si è avviata tanti anni fa nelle aule dell'Università di Pisa, tanti e tanti anni fa, e poi per parlare anche con i dottorandi del vostro corso, spero poi anzi che ci sia possibilità di chiacchierare un po', di domande, di fare delle domande, di dare risposte se ne sarò capace, insomma, di discuterlo un po' con voi. E il tema, il titolo del libro, appunto, è Alla morte del re, sovranità e leggi di successione nell'Europa dei secoli XVII-XVIII. Il contesto è quello delle guerre, insomma, di successione, il primo Settecento, ma vi dico prima che cercherò di parlare il meno possibile degli avvenimenti politici, delle guerre, del contesto evidenziale in cui si inserisce questo processo di elaborazione, di codificazione di leggi di successione, per fermarmi invece su alcuni punti più centrali, cioè il discorso. Il tema della successione, della regolazione del rapporto tra un sovrano, un territorio, un popolo che passa anche attraverso la codificazione di nuove leggi di successione. In gran parte io, al di là della ricostruzione precisa, appunto, della guerra, delle paci, delle trattative tra le varie famiglie regnanti per il controllo dei territori, lasciati in qualche modo vuoti, insomma, si svuota il trono della vecchia monarchia spagnola, cioè dei re di Castiglia e di Aragona, perché il ramo spagnolo degli Asburgo si esaurisce con la morte dell'ultimo sovrano, Carlo II,
all'inizio del XVIII secolo, all'inizio appunto del 1700. Ma io ho cercato di ricostruire più in generale i dibattiti, gli scontri, le tensioni che hanno accompagnato la gestazione delle leggi di successione in un numero assai largo di stati europei. Mi sono occupato della Danimarca, dove c'è una prima legge di successione già nella seconda metà del XVII secolo, dell'Inghilterra, dove c'è un dibattito ovviamente che passa attraverso l'esito della grande rivoluzione inglese, cioè della gloriosa rivoluzione del 1688-89, sapete, per noi 89, secondo il calendario inglese era 88, che diciamo sempre 88-89. È un processo che porta alla invenzione, per così dire, della monarchia parlamentare, ma la monarchia parlamentare si completa con una legge di successione. Uno degli atti fondamentali, a seconda dell'esito della rivoluzione inglese, è proprio la legge di successione, che avrà qualche mutamento poi nel 1711, ma è la legge che ancora oggi vige per la successione. C'è stato un ultimo cambiamento perché si è elevato l'ordine di preselezione tra uomini e donne, insomma, nell'ultimo provvedimento che regola la successione della monarchia inglese, ma la legge fondamentale per la successione ancora oggi della monarchia della Gran Bretagna, ora dal 1307 si chiama Gran Bretagna, è quella appunto che fu in qualche modo consolidata come esito della seconda rivoluzione nel 1689. Mi sono occupato poi della successione. Dei dibattiti intorno alla successione in Francia, alla morte di Luigi XIV. Luigi XIV cercò di cambiare le regole della successione della dinastia borbonica. Mi sono occupato della legge di successione nella nuova Spagna borbonica, che è l'esito della guerra di successione spagnola, che le due grandi monarchie spagnole, la Castiglia e l'Aragona, vanno nelle mani della nuova dinastia di un nuovo re, Filippo V di Borbone, da allora in poi si chiamerà Monarchia di Spagna. E la legge di successione viene elaborata al momento in cui si riconosce da tutte le potenze europee la successione di Filippo V ai vecchi regni della famiglia Asburgo. Mi sono occupato al tempo stesso della legge di successione all'interno del ramo viennese degli Asburgo, quindi del ramo che aveva ancora il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero, anche poi della successione in Russia. Con Pietro I, come forse qualcuno si ricorda, aveva un solo figlio, erede, il presunto erede maschio, ma mette prima in prigione il figlio, poi lo condanna a morte e quindi si apre un problema di difficile successione a quello zar che dal primo anni, che nel primi, dal primo 700 prenderà il nome di Pietro il Grande, che ufficialmente si chiamerà zar e Pietro il Grande. E così come si è occupato poi della successione ai Medici. Medici è uno dei tanti italiani che si estinguono nei primi anni del Settecento. La cui estinzione è il primo anno del Settecento. In quegli anni Muratori disse la disavventura inesplicabile degli stati italiani, perché nel primo Settecento, in quegli anni, si estinguono i Visconti di Mantova, gli Este, i Farnese di Parma e i Medici, dinastie che non producono più figli. E quindi quello che Muratori chiamò l'avventura inesplicabile diede luogo anche questo a uno grande momento di dibattito e di scontro politico tra europeo, perché la successione in questi stati italiani, come negli altri grandi stati, come poi sarà per la Polonia, diventerà, come dire, sono elementi della ricerca del nuovo equilibrio europeo, di quella balance of power che una, ritorno a dire, tra virgolette, invenzione di fine 600, ancora Muratori nelle sue opere del primo 700 diceva equilibrio e diceva è una parola nuova, perché questo, ma dovrei aprire una parentesi sulla storia della diplomazia europea e come, perché il termine equilibrio tra le potenze si va affermando e discutendo a fine 600 e primi anni del 700. Quindi è un libro che in realtà non si ferma tanto sulle vicende, diciamo, politiche, o almeno poi oggi starò a ripercorrere tutte le vicende delle successioni, eccetera, eccetera, ma vuole interrogarsi sul dibattito sulla sovranità. Perché quello che mi ha colpito nello studiare questi avvenimenti, questi anni, è
e che dalla guerra di successione spagnola alla guerra di successione austriaca, che finisce nel 1748, bene, questi decenni, anche prima, a partire diciamo dalla rivoluzione inglese, questi decenni, fine 600 e 640, in occasione delle crisi di successione alcune famiglie regnanti, si mobilitano un largo dibattito politico, culturale, sul tema della sovranità. Detto in due parole, tramontato già da lungo tempo, le teorie sull'origine divina del potere sovrano, si apre ovviamente a partire dal 500, dalla via poi via con l'affermarsi delle teorie contrattualistiche, del giusnaturalismo, con l'invenzione di quel fatto metastorico che è il patto sociale, no? Come origine dell'autorità, beh, si apre un discorso su chi deve scegliere il sovrano, chi ha diritto a eleggere il sovrano, che è un grande dibattito che ovviamente è risalente nel tempo, cioè chi può legge, dove sta la legittimazione all'esercizio dell'autorità. E quindi dove sta la legittimazione all'esercizio da parte dei soggetti dell'obbligo politico? Chi decide la successione quando muore un sovrano? Perché se è chiaro, secondo il patto sociale, che il popolo o moltitudine, secondo Hobbes, su questo tornerò tra un momento, elegge un sovrano, in qualche modo quindi limita la propria libertà e dà spazio a un soggetto perché eserciti autorità, ma è legittimato questo mito appunto metastorico, no? Che serve a spiegare l'origine dell'autorità. Bene, ecco, se è così, ecco, ma quando muore il sovrano, ha diritto il sovrano prima di morire di nominare il successore o questo la nomina del sovrano deve ritornare in mano ai titolari del patto sociale. Questa è la questione che si viene dibattendo. La soluzione si troverà ovviamente nel corso del Settecento attraverso la legge di successione, ma a me è piaciuto molto trovare come momento forte per chiarire questo punto, una citazione da Rousseau, dal contratto sociale di Rousseau, dove Rousseau a un certo punto scrive: il re muore, ne occorre un altro. Le elezioni lasciano degli intervalli pericolosi, cioè il pericolo della guerra civile, no? Di cui parlava anche Hobbes, che avevano sperimentato nella metà del Seicento, ovviamente. Il re muore, ne occorre un altro. Le elezioni lasciano degli intervalli pericolosi. E continua Rousseau. Si è resa dunque la corona ereditaria in alcune famiglie e si è stabilito un ordine di successione che impedisca ogni disputa alla morte del re. Cosicché si preferisce rischiare di avere per capi dei bambini, dei mostri, degli imbecilli, piuttosto che avere da disputare sulla scelta dei buoni re. Contratto sociale. Cioè, la successione, le leggi di successione, regolando nella prospettiva medio-lunga del tempo, chi ha diritto a esercitare la suprema autorità di governo, ecco, in qualche modo impedisce, depotenzia lo scontro, la guerra civile, depotenzia lo scontro sul soggetto della sovranità. Ma al tempo stesso stabilisce una legge al di sopra del sovrano. Il sovrano non può più disporre della linea di successione. Il sovrano è sovrano in base a una legge che lo trascende. E in questo modo i soggetti del patto sociale, cioè i legittimi possessori della sovranità, possono in qualche modo realizzano quello che Rousseau chiama la tranquillità, una tranquillità, cioè realizzano una condizione di assenza della guerra civile,
e possono in qualche modo determinare l'esercizio stesso della sovranità. In questo modo, e questo poi sarà il senso del mio discorso, si creerà un rapporto tra il popolo-nazione, che si viene identificando nei battiti del 700 come il vero soggetto della sovranità, il re che esercita la sovranità, ma in base a una legge che lo trascende, e il territorio dove quel popolo vive, e sempre più nei dibattiti del 700 si va identificando come comunità di popolo, ma comunità di nazione che è legata a quel territorio. I dibattiti del 700, queste tre linee di grande riflessione politica su popolo, nazione, territorio, famiglia regnante, vanno costruendo quella linea virtuosa di rapporto tra un popolo, un territorio, cioè una comunità nazionale, un territorio e una famiglia, che noi possiamo identificare col banale termine di patriottismo dinastico, che è servito a consolidare gli stati europei tra 700 e 900, attraverso una riflessione sulla monarchia che riconosce la sovranità dei soggetti del popolo, del patto sociale, che quindi limita se stessa, che rinuncia a ogni forma di ascendenza che prescinda dal patto sociale. La sovranità si riconosce, il sovrano riconosce di essere frutto del patto sociale, della volontà dei contraenti il patto sociale, ma al tempo stesso si lega al popolo e al territorio attraverso la costruzione di quei miti settottocenteschi del sovrano nazionale, del re nazionale, del re che esprime in qualche modo, che è in grado di esprimere in qualche modo i caratteri del popolo, esprime quei caratteri, si crea quella sostanza, quel cemento che unisce una comunità nazionale, un territorio e un sovrano, che sarà appunto una delle linee di svolgimento della storia europea tra 7 e 800. Io sono partito appunto dalle guerre di successione, Vico scrisse una famosa guerra, no, di cui non si è fatta maggiore al mondo, e davvero a un osservatore come era appunto Giambattista Vico, e qui siamo, Giambattista Vico scrive questo negli anni 20 del 726, la guerra di Spagna non poteva non apparire, per la molteplicità dei teatri di guerra impegnati, maggiore delle guerre puniche, delle guerre di Pompeo e di Cesare. Insomma, la Spagna era divisa in due fazioni, per alcuni è quasi una guerra civile, per alcuni una guerra tra famiglie, se la possiamo leggere in maniera più banale, insomma, come anche una guerra tra famiglie per controllare, aumentare i propri possessi territoriali. Ma è questa guerra che mobilita quella cultura politica a cui ho fatto cenno, è questa guerra che darà occasione per la definizione di un nuovo rapporto tra sovrano, popolo e territorio. Lo stesso Leibniz, che non era solo un filosofo e grande matematico, ma era un commentatore attento delle vicende politiche, scrisse all'inizio della guerra di successione spagnola: "Finis seculi, novam rerum facem aperit", cioè qui a perdere il secolo cambia tutto. Effettivamente cambiava tutto in questa guerra. Cambiava l'equilibrio europeo, questa parola nuova, no? Come dice i muratori, questo equilibrio tra le varie potenze, i veri potentati europei. Ma ritorno a dire, e questo mi interessa, questa guerra e le guerre successive hanno avuto appunto la capacità, ritorno a dire, di mobilitare la cultura politica europea e l'opinione pubblica di molti paesi, da Leibniz, ma pensate all'Inghilterra, dove su questi temi intervengono Swift, Defoe, il più importante giornale dell'Inghilterra del 200, cioè lo Spectator, ma appunto nell'avviare una riflessione che carica di forti accenti nuovi sul rapporto tra sovranità, territori, popoli, nazioni.
E questo, torno a dire, è uno degli esiti per me più importanti di queste, di queste guerre. E, ho fatto riferimento, ho parlato prima di sovrano, famiglia, dinastia, popolo. Bene, la prima una parte della mia ricerca è servita a capire come si sono costruiti, sono slittati i significati di queste parole. Dinastia, popolo, nazione, negli anni che cominciano, che vanno dalla fine del XVII a tutto il XVIII secolo, cominciando col termine dinastia, che noi usiamo alle volte in maniera indifferente quando facciamo i manuali di storia moderna, dinastia. Bene, se però si va a vedere il termine dinastia, la cui etimologia rimanda alla sfera del potere e al suo esercizio da parte di soggetti investiti di autorità, bene, la storia del termine ci mostra come questo termine apparga in precisi contesti politici e istituzionali. Che ad esempio vado a cercare il lemma dynastie nell'enciclopedia, quella di Diderot e di D'Alembert, troverà che per dinastia ci si riferisce solo ai faraoni egiziani. E chi andrà a vedere nei cataloghi delle biblioteche italiane o straniere non troverà nessun libro, nessun articolo, nessun accenno in cui si usa il termine di dinastia, se no un raro caso ne ho trovato, in cui si fa riferimento alle famiglie regnanti chiamandole dinastia. Cioè i termini che corrono la cultura politica europea fino a buona parte del Settecento, fino all'enciclopedia, sono casa, maison, house, solita indicare una famiglia o un lignaggio regnante, mentre dinastia compare quando segna il consolidarsi di norme, di procedure, di codici che servirono a regolare la ereditarietà delle corone e che si tradussero in apposite leggi di successione. Cioè, non c'era il termine, cioè l'apparire il termine dinastia mi fa capire che dietro c'è stato uno slittamento non solo del senso della parola, ma del uno slittamento, un nuovo senso che sta a indicare una realtà politico-istituzionale nuova. Una situazione in cui, dicevo prima, un contesto in quale il sovrano riconosce ora una legge che è al di sopra della sua stessa sovranità. È banale, come dire, dire che la legittimità dell'esercizio del potere da parte di un sovrano al momento della successione al sovrano defunto è stato sempre un momento molto delicato della storia politica europea, dal primo Medioevo alla prima età moderna fino all'Ottocento, ovviamente, per non parlare anche in parte anche del XX secolo. Vi ricordo la vicenda dell'ultima dinastia spagnola, no? La successione dei Borbone dopo il regime franchista. Cioè, si è discusso molto sulla legittimità delle successioni. E la successione è stato sempre un momento di dibattito, di scontro politico, prima della definizione di queste leggi di successione di cui ho accennato e cui ho dedicato in parte questo libro. Ma anche la successione all'interno della stessa famiglia non è stata priva di ambiguità e di contrasti, come testimoniano non solo la storia politica che il vostro professore D'Atri conosce benissimo per l'Europa dal 4 al 700, che probabilmente vi insegnerà rompendo le scatole chissà quante volte, ma io mi sono fermato, mi sono divertito a citare, a guardare un po' la produzione teatrale, letteraria. Pensate l'Amleto, scusate, Enrico IV di Shakespeare, il dibattito sulla successione, ma Calderon della Barca, La vita è un sogno, anche qui si parla di tutto il dramma incentrato sulla successione a un re, no? Mi sono divertito, vi riporto tre versi di Calderon della Barca. A tuo padre, è il popolo che parla, no? Al tuo padre abbiamo detto che per principe vogliamo te soltanto, non il duca di Moscovia, che era invece l'erede prescelto dal padre. Quindi siamo qui. Ma pensate alla Fedra di Racine, 1677. Anche qui,
Il tema è la successione a Teseo e le attese della spartizione dei suoi regni, che sembrano proprio parlare delle questioni che di lì a poco la teoria politica avrebbe affrontato nel delineare il tema della successione. E se non sorprende che proprio in quei decenni, tra 6 e 700, per esempio anche i trattati sul principe, sulla sua educazione, vadano esprimendo delle nuove esigenze di definizione della figura e dei poteri del sovrano e della legittimità stessa della sovranità. Io vi metto in fila alcuni testi classici dell'educazione del principe, no? Da Fénelon a Bossuet a Duguay, sono forse i testi più noti nella letteratura sulla appunto, istruzione del principe tra 6 e 700. La questione, se volete, è molto semplice, la semplifico al massimo. Dov'è il fondamento dell'autorità che un uomo può avere su un altro uomo? Questa è la domanda che si pose la cultura politica tra 6 e 700, che riprese, che non è certamente un'invenzione, ma sul quale ha riflettuto la cultura politica e ha dato poi quegli esiti che ricordavo prima, le leggi di successione. Cioè la domanda è banale: dove sta la legittimità dell'esercizio del potere da parte di un uomo su un altro uomo? La domanda se la poneva in questi termini, che a noi sembrano banali, uno dei grandi giuristi di quell'epoca, Berbeyrac, cui dobbiamo tra l'altro la circolazione dei paesi cattolici del giusnaturalismo, dei testi di Pufendorf, per esempio. Ecco. Ma questa domanda, appunto, che la trovate in un grande testo come questo di Berbeyrac del 1707, per esempio, poi la trovate in moltissime storie di sovrani che escono in quegli anni del Settecento. Il Settecento, come disse Voltaire, conosce quasi una vera e propria mania di scrivere storie di sovrani. Lo stesso Voltaire, Carlo II, ma molti escono una quantità di storie, di biografie di sovrani nel Settecento. No? E la questione è sempre quella: dove sta la legittimità? Ecco. Di questo mi sono occupato, ecco, posso quasi chiudere, insomma, perché altrimenti dovrei raccontarvi tutte le varie leggi, ma volevo tornare invece proprio su questa riflessione sulla sovranità, cioè sulla legittimità dell'esercizio della sovranità. Perché non mi pare dubbio, cioè mi sembra quasi ovvio, insomma, scontato, ma mi sono meravigliato alle volte perché altri soci prima di me non si siano occupati di questo tema. Mi sembra scontato che le leggi successioni, queste varate tra 6 e 700, alcuni stati europei, abbiano rappresentato uno snodo fondamentale nella lunga e complessa storia della sovranità nell'Europa moderna. Lungo quel tragitto che porta dallo stato monarchico di origine divina, no? Pensare ancora ai sovrani del 400-500, ancora qualcuno del 600, no? Tira fuori. Pensate alla forza e alla sopravvivenza del rito dei re taumaturghi, no? In Francia e in Inghilterra, cioè il fatto che il sovrano con l'imposizione della mano in Francia potesse guarire da una malattia, no? Da una malattia alle scrofole, e lo stesso facevano gli inglesi, i sovrani inglesi, anche se con altri mezzi, e mentre la Francia continuerà per il 700, l'Inghilterra non a caso si interrompe con la seconda rivoluzione, con l'arrivo di un sovrano calvinista che è di un'altra famiglia, che non crederà affatto nel potere, nel suo potere taumaturgico. Ma insomma, questa storia, appunto, è un momento della lunga storia della sovranità nell'Europa moderna. In quel tragitto, dicevo prima, dallo stato monarchico di diritto divino allo stato all'autorità esercitata per mandato del popolo, cioè del patto. Nella convinzione mia che la definizione di regole e pratiche successorie e l'uso sempre più largo del termine dinastia, ma anche del termine popolo-nazione, come vedremo tra un momento, abbiano rappresentato proprio una soluzione utile a superare la definizione della sovranità, cioè lì dove sta la legittimità dell'esercizio dell'autorità di un uomo sugli altri uomini.
Quello è certo è che una volta varate queste leggi, nessuna monarchia europea, né l'Inghilterra, fino a oggi, vi dicevo, la successione non ha mai avuto questioni, nonostante l'arrivo della dinastia tedesca, degli Hannover, no? Quelli che ancora oggi regnano in Inghilterra, l'attuale dinastia, e Hannover, anzi, poi ha preso, dovrebbe essere formalmente una famiglia gota. Però, poi come sapete, durante la prima guerra mondiale hanno preso un nome inglese perché non potevano, con il loro cognome tedesco, guidare la lotta contro l'impero imperiale, contro l'impero tedesco, e quindi presero il nome del castello vicino Italo, e si chiamano Windsor, ma questa è una famiglia tedesca. Quindi da quel momento lì, no, dalle leggi successive, non abbiamo mai avuto problemi nelle grandi monarchie in Spagna, in Francia fino all'Ottocento, in Russia fino al 1917, in Danimarca ancora oggi. Cioè, messi in atto quelle leggi di successione, nessuna monarchia europea dovette scontrarsi sul tema della legittimità della successione. Le dinastie ora avevano le loro regole, e nei stessi decenni il termine popolo scioglieva la sua ambiguità e si trasformava in nazione. Andate a vedere nei vocabolari italiani tra 7, 8 e 900, cominciando da quello della Crusca, cioè cinquecentesca, come via via il lemma popolo si sovrappone al lemma nazione. E questo lo trovate nei vocabolari italiani, nei vocabolari francesi e tedeschi. Il termine popolo si sovrappone al lemma nazione. Ecco, e quindi si identifica con una comunità che adesso si riconosce in una cultura, in una lingua, in una storia, cioè in una comunità di destino, come direbbero i fini sociologi e politologi, e che in nome di questa sua storia affermava a se stessa quale fonte della sovranità. Ecco perché questa soluzione ha spento, ha contribuito a depotenziare i dibattiti, gli scontri sul tema del rapporto sovrani-popoli. Lungo quel processo, che è un grande storico austriaco, là lì c'era un amico che studia l'Austria, lui sarà molto, come dire, familiare a questo nome, che adesso come Otto Brunner, alla metà del Novecento, ha indicato come il trapasso dall'investitura per grazia di Dio al vero principio monarchico. Questo scrive Brunner, il quale però, continuando il suo saggio, che in realtà era rivolta a un esame delle monarchie a lui contemporanee, cioè del primo Novecento, diceva come le monarchie contemporanee esistevano nell'Europa nord-occidentale in presenza di condizioni specifiche di un regime parlamentare, avevano ancora però un certo contenuto metafisico, cioè espressione che voleva dire un resto dell'antico principio dell'investitura per grazia di Dio, no? Che in qualche modo ancora oggi viene conservato, pur nella nuova situazione determinata dalle leggi di successione. E per questo io mi sono divertito a vedere come firma Elisabetta II, la regina attualmente, come firma i suoi atti pubblici, e Elisabetta II scrive e firma, Elisabetta II, per grazia di Dio, regina per grazia di Dio del Regno Unito e dei territori, capo del Commonwealth, difensora della fede. Ancora oggi, regina d'Inghilterra, pura espressione della rivoluzione parlamentare, questo, diceva Brunner, è un residuo, ma è un residuo utile. Serve a mantenere quella sorta di patriottismo dinastico che rappresentò una forma specifica di attaccamento del popolo-nazione alla dinastia, che qui è interpretata come elemento identificativo, più che della sovranità, della continuità e integrità della nazione. Cioè, quando io leggo le memorie dei soldati della Prima Guerra Mondiale e penso che un povero contadino calabrese andava a morire sul Piave gridando viva Savoia, viva Savoia, penso anzitutto come ha funzionato bene lo Stato unitario dal 1861 al 1914 per convincere un povero contadino calabrese a credersi suddito di Sua Maestà Vittorio Emanuele di Savoia, che manco parlava italiano.
Il contadino, il suo nome era stato fedele suddito borbonico, o un povero contadino dell'Abruzzo, il suo nome era stato fedele suddito papalino, insomma. Quindi, da un lato penso come ha funzionato bene la pedagogia nazionale italiana, dall'altro penso come questo patriottismo dinastico, su cui poi dirò anche qualcosa, abbia fortemente cementato la storia degli stati nazionali europei tra 8 e 900. Ecco. Pur nel mutato contesto politico-culturale che è passato all'Europa tra 8 e 900. Ecco, vi dicevo quindi, cambia il termine dinastia, ma cambia il termine popolo. Accennavo il signor, non voglio perdere troppo tempo, mi avvio alla conclusione, cambia il termine popolo, ma quello che viene fuori, quando si discute il lemma popolo-popolo-nazione, è un dibattito di grande interesse, un dibattito che coinvolge tutti i centri di produzione intellettuale europea del Settecento, sul significato appunto del popolo, ma soprattutto di carattere del popolo. Cioè viene fuori nella cultura politica settecentesca questo lemma nuovo che è carattere nazionale. Carattere nazionale, che ovviamente si inserisce nella lunga storia dei criteri di classificazione dei popoli, tutta la cultura politica dall'età antica, no? Si misura anche con questo tema, come classificare i popoli. Pensate all'Eliade, quel canto noioso che i professori fanno saltare, che è l'elenco delle navi. L'elenco delle navi quello è una classificazione dei popoli greci. Cioè, una delle grandi questioni che sempre la cultura politica ha avuto è quello di classificare i popoli, per legittimare scontri, legittimare l'altro e quindi legittimare se stesso anche, no? Questo, non vi sto a raccontare come ancora nel 6-700 i popoli erano classificati in base al clima, no? Ancora in Montesquieu c'è parte di questo schema, ma anche se Montesquieu lo sta già abbastanza superando, cioè il clima, i popoli che vivono al sud hanno un carattere diverso dai popoli che vivono al nord, il corpo umano è fatto in gran parte di liquidi, più sei vicino al sole, maturi un certo carattere, più sei. Ecco. Tra il 6 e il 700 invece, ed è la questione nuova collegata a quei processi, dicevo io, di come si può in qualche modo legare un popolo a un territorio, e viene fuori l'idea che un territorio c'è il suo carattere, che è il paesaggio, no? Pensate alla poesia già del Settecento che comincia a parlare di fiumi, di mari, le Alpi, pensate alla scoperta delle Alpi, il grande poema di Alpen scritto a metà Settecento, no? Che vi racconta queste Alpi, cosa sono. Quindi non solo i territori, si comincia a rivedere il paesaggio come carattere, ma comincia questa discussione, questo tema della cultura politica, che è il confronto tra il carattere di un popolo e il carattere di un altro popolo. È classico, è la differenza tra francesi e inglesi. E l'altro sarà l'altro tema dell'Italia, il popolo italiano. Cominciano i viaggiatori inglesi, quelli del Grand Tour, a dire che l'Italia è un paese in cui gli italiani, è un popolo che ha perso la capacità di capire gli altri, che ha una lingua ormai chiusa in se stessa, cioè il tema della decadenza dell'Italia fino al 600. Guardate, questa parola decadenza dell'Italia è di un gesuita francese degli anni 70 del 600, poi ripresa ampiamente dai viaggiatori inglesi, serve a indicare un paese che poi nel 700-800 diventerà il famoso paese dei morti, no? Il tema d'Italia, paese dei morti, delle rovine. Ma sia sì, il 700 lì era un popolo la cui cultura si è ormai staccata dalla cultura più avanzata. La decadenza è la decadenza della cultura italiana e qui viene fuori il tema che da Tasso in poi l'Italia ha conosciuto un processo di decadenza dovuta all'eccessiva presenza della Spagna e della Chiesa. Questo è lo schema che si viene elaborando a Parigi, a Londra, ad Amsterdam. È lì che nasce il tema della decadenza è inventato dagli altri, ma viene subito ripreso dai letterati italiani.
che accettano questo schema di lettura della storia italiana, rispondendo che ormai la decadenza è finita e che sta cominciando il risorgimento. Guardate che la parola risorgimento è del primo Settecento. E la trovate in quella risposta con alcuni italiani guidati da cui partecipa lo stesso Muratori, organizzano una risposta collettiva in due tomi a questa analisi che gli stranieri fanno della decadenza, no? In italiano. E dicono: è vero, siamo decaduti, ma adesso le lettere risorgono. Guardate quante opere italiane hanno nel titolo Risorgimento delle lettere. Ecco perché poi noi italiani abbiamo introiettato questo schema della decadenza, no? Che è diventato un paradigma forte della lettura della storia italiana e momento centrale della formazione della coscienza nazionale italiana. Tant'è vero, l'università avete ancora i corsi di storia del risorgimento, no? Dove il risorgimento non vuol dire solo unificazione politica. I tedeschi hanno lo stesso processo, ma non chiamano il loro risorgimento, no? Solo noi italiani chiamiamo, perché dietro c'è questo schema della decadenza, cioè c'è Manzoni, detto in due parole, c'è Manzoni. Però ora mi sono perso in questioni di altro tipo. E tornare l'interesse che tra il Settecento viene fuori questo tema di carattere nazionale. La prima volta che lo troviamo è in uno svizzero tedesco che usa il termine carattere nazionale. Poi lo userà ovviamente David Hume nel suo saggio sui caratteri nazionali del 1848. E qui dirà che il carattere nazionale non dipende più dal clima, non dipende dal clima, dalla natura, dal sole, dalla latitudine, longitudine, ma dipende dalla storia di quel territorio. È la storia che fa il carattere del popolo. Ecco perché un popolo è diverso dall'altro e viene fuori il tema del carattere nazionale. E il sovrano deve in qualche modo rispettare o in qualche modo collegarsi a questo carattere del popolo. Il dibattito, non sto qui a raccontare come viene fuori il dibattito sul carattere del popolo italiano. Il primo scritto dal titolo Il carattere degli italiani compare sulla rivista svizzera. È nell'ambito della cultura svizzera che questo tema verrà sviluppandosi negli anni 20 e 30 del Settecento e diventa un tema poi centrale, no? Il carattere degli italiani, poi ci sarà Leopardi e tutti quanti a parlare del carattere degli italiani. Ma la questione è che il carattere degli italiani viene collegato alla sovranità, al territorio, creando quel processo virtuoso, dicevo prima, che si chiama patriottismo dinastico. Patriottismo dinastico vuol dire che adesso le élite e il popolo hanno dei canali di fedeltà con quel sovrano la cui famiglia, la cui successione è fissata da regole. Cioè si creano lealtà, obbedienze, in qualche modo accettate, che non daranno più luogo a scontri civili. E come diceva Rousseau, meglio avere un re cretino per qualche anno piuttosto che aprire il contratto solo, piuttosto che riaprire la guerra civile. Meglio avere un imbecille che aprire la guerra civile. Questo diceva Rousseau, no? E come si esprime tutto questo? Io chiuso con i famosi inni dinastici. Ora, le musiche dinastiche, gli inni dinastici, guardate, sono il Settecento. Dio salvi il re, anzi oggi come si dice Dio salvi la regina, è un canto che viene pubblicato nel 1745, in un momento difficile per la monarchia inglese. E viene cantato, no? C'è un quadro bellissimo di Hogarth, per esempio, no? Su questo. Andate a Napoli, il re Ferdinando IV chiama Paisiello e gli ordina un inno. Ovviamente vive il re. A Vienna, un momento difficile, alla fine del Settecento, Haydn scrive Dio salvi l'imperatore, con la musica che poi diventa, oggi per noi è l'inno della Germania federale, Deutsche Liberale, insomma, ma è la musica di Haydn ed era l'inno imperiale. In Russia si cerca di adottare e di adattare l'inno inglese. Federico II scrive un inno per Carlo III di Borbone. Federico II era un virtuoso musicista, Federico II di Prussia. No? Cioè, dove viene fuori? I Savoia sempre arrivano più tardi, avranno il loro inno nel 1830, allora, poi diventerà l'inno ufficiale italiano fino al 47, no? Fino al 46. La Marcia Reale. Le parole sono tutte uguali, l'inno inglese Dio salvi il re, l'inno napoletano di Paisiello vive il re, l'inno dei Savoia vive il re,
cioè, non è il, è chiaro, cioè, non è la parola, non si esprime, ma si esprime questo, le parole in inglese sono straordinarie, no? Io salverei, ma salvi il popolo, le leggi. Ecco, questo crea questo, il profilo degli stati europei dell'8-900, il profilo che avete ancora oggi, intorno a una irrisolta ambiguità della parola sovranità. E qui voglio chiudere, se mi consenti, ancora un minuto, due minuti. Guardate, ancora oggi noi non sappiamo definire cos'è la sovranità. Abbiamo difficoltà, ed è forse questa la ricchezza e l'ambiguità, no? Pensate Costituzione italiana, ora non voglio interrogare il vostro professore che non si ricorda a memoria il primo articolo della Costituzione italiana. Quindi la Costituzione appartiene, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei limiti. Ma il popolo, vi ricordo, titolare della sovranità, non ha mai votato la Costituzione. Non è stata mai sottoposta a referendum. È stata votata dai rappresentanti dell'Assemblea Costituente, quindi i rappresentanti votavano, ma non tutti, alcuni erano messi di diritto. Quindi, ma pensate alla Costituzione, mi sono divertito a leggere la Costituzione dell'impero giapponese, 1847, dettata dalla scritta insieme alle autorità americane, no? La sovranità appartiene al popolo, eccetera, eccetera, poi c'è la dinastia imperiale. Guardate la Costituzione spagnola, l'ultima, no? Sovranità appartiene al popolo, eccetera, eccetera, poi tutti gli articoli sulla famiglia reale, la successione che viene regolata all'interno della famiglia reale. Tutto questo cosa ha creato? Crea questo processo, da un lato delle monarchie, dal lato con processi ovviamente complicati anche nelle attuali repubbliche, quello che si chiama... Noi lo chiamiamo patriottismo istituzionale, costituzionale in Italia, no? Ma nelle monarchie e in Europa sono tante, ragazzi, sono tante. L'Unione Europea non c'è una sola, ci sono tante monarchie nell'Unione Europea. Non siamo un'Europa repubblicana, siamo un'Europa a metà, 50-50, half-half. Crea quello che è il patriottismo dinastico, che hanno mantenuto coesione sociale e politica nella storia dell'8 e del 900. Però, qui chiudo davvero, questa storia, come tutti i processi storici, però ha due controesempi, cioè due esempi che in qualche modo smentiscono questa tesi, quanto io ho detto finora, ma siccome li metto nel mio libro, non smentiscono il mio libro, spero. E gli esempi sono la Catalogna e l'Ungheria. La Catalogna, in questo processo, durante la guerra di successione spagnola, la Catalogna si era schierata a favore del pretendente che poi è stato sconfitto, il pretendente degli Asburgo. Quando finisce la guerra di successione spagnola, quando vince invece quello che sarà il futuro re, cioè il Borbone, le truppe borboniche assediano Barcellona e conquistano Barcellona, manu militari. Questo sconfitto ha costruito l'identità catalana. Ancora oggi, penso tutti voi siete stati almeno una volta a Barcellona, no? A Barcellona, il 9 di settembre, io mi ricordo, c'è la festa della nazione catalana, con quelle processioni incredibili che i cortei non finiscono mai. Bene, quello lì è il giorno in cui ricorda l'entrata delle truppe borboniche a Barcellona, cioè la sconfitta, cioè la fine dei fueros, la fine dei privilegi e delle libertà catalane. La rivolta che c'è stata, il referendum autonomistico di due anni fa, ormai un anno e mezzo fa, richiama la necessità di recuperare l'autonomia oppressa dai Borboni nel 1814. Se andate a Barcellona e andate dietro la cattedrale, vedete quella piazza con quel grande monumento tutto rosso e d'oro? Quel monumento è ai caduti della libertà catalana oppressi dalle truppe borboniche. Vuol dire che quel processo che è riuscito a costruire la Spagna borbonica con l'Andalusia, l'Aragona, non ha funzionato per la Catalogna. La Catalogna ha sviluppato altri, e l'Ungheria è l'altro esempio. L'Ungheria si era rivoltata contro gli Asburgo,
nel 1111 è costretta a cedere le armi, il suo sovrano, il suo leader della rivolta, il principe Rakos, viene sconfitto, farà una brutta fine, poi finirà in esilio in qualche isola lontana, insomma, eccetera, e finirà l'impero ottomano, insomma, finirà lì. E bene, tornano gli Asburgo, ma andate a vedere quanto la storiografia e la cultura ungherese nel Settecento riflette ancora, costruisce il mito di Rakosi. E andate a vedere in Piazza degli Eroi a Budapest il monumento della nazione ungherese, beh, troverete certamente l'imperatore di Asburgo, ma troverete Rakosi. E le musiche degli Asburgo, Brahms scrive una musica per Rakosi. Cioè, in questo processo ha prodotto questo patriottismo dinastico nelle grandi monarchie europee, ha prodotto questa, come dire, questa forte connessione tra un popolo, un territorio e la nazione, ma possiamo studiare anche due contresempi, cioè come dire, due entità regionali che non si sono riconosciute in questo processo e da lì hanno maturato una cultura politica che ancora oggi fa parte dell'identità ungherese, dovremmo dire meglio magiara, non ungherese, perché la nobiltà magiara che guidava queste rivolte, non era, l'elite catalana. Gli anniversari delle guerre di successione nel 2014, 300 anni a fine guerra di successione, sono stata occasione in Catalogna per la ripresa di questo tema della origine identitaria della Catalogna. Mi ricordo ancora, perché sia stato in Catalogna, abbia visitato il Museo di Storia Catalana, che il Museo di Storia Catalana è diviso in due piani. Un piano terra, tutta la storia della Catalogna dall'origine del mondo al 1714, secondo piano dal 1714 a oggi, ed è dedicato ai cortei contro la monarchia borbonica, cioè i cortei della giornata nazionale catalana contro, in difesa della richiesta dell'autonomia catalana. Ecco, è lo stesso, se volete, in Ungheria. Va bene, scusate, ho parlato più di quanto avevo promesso. Grazie. Assolutamente no, grazie Marcello, grazie, anzi sei stato veramente bravo e esaustivo, credo che hai coperto un po' tutti i temi. Io ringrazio intanto Marcello per questa lezione molto molto interessante e lascio la parola ai ragazzi, alle ragazze, agli amici e colleghi che vogliono intervenire, perché penso che come al solito la parte che del dibattito, come sempre, come spero, penso sia la parte poi che è più importante, anche quella che interessa i nostri relatori. Mariano Sarletta. Allora, come al solito, se ovviamente chi vuole intervenire c'è questa mano gialla che può essere alzata. Prego, Mariano. Sì, buongiorno. buongiorno, buon pomeriggio, professore. Allora, io innanzitutto vorrei fare i complimenti al professore Verdi, al professore Datri, grazie per avermi concesso la parola. Allora, in verità io ho preso un bel po' di appunti perché ho trovato veramente il discorso molto stimolante. Allora, penso si siano toccati veramente tantissimi punti e il primo che insomma mi ha indotto a una riflessione è quella riguardo proprio l'evoluzione del concetto di dinastia nel corso dei secoli. E in particolar modo io che ho letto il bellissimo libro di Kantorowicz, no? Fondamentalmente I due corpi del re, non ho potuto fare a meno di pensare come effettivamente con Rousseau si dia un durissimo colpo a quello che è il concetto dinastico che c'era grazie alle teorie appunto di Plauden a partire dal XVI secolo. Quindi siamo veramente dinanzi a una svolta, secondo me, epocale che il professore Verga ha messo in risalto, che ha un'importanza fondamentale. Questa è la prima osservazione e ovviamente mi interessa molto il punto di vista del professore. La seconda riguarda la questione dei viaggiatori inglesi, che comunque abbiamo fatto un po' riferimento anche a questo aspetto che mi interessa non poco. In verità io qui avrei una domanda ben precisa, perché il Grand Tour, no, che prende soprattutto piede poi nel corso dell'Ottocento, si trova però, secondo me, ad ereditare un substrato culturale e qui quel concetto di identità di popolo che ancora secondo me non è stabilita per quanto riguarda la penisola italiana, mi riferisco alle pubblicazioni di Galasso, L'Altra Europa, della Sciavarria che ha scritto un bellissimo libro sulle migrazioni albanesi, zingaresche, cioè che cosa questi viaggiatori vedono? E questa è la domanda che volevo porre al professore Verga, la seconda. Poi il professore mi scuserà, ma ce ne sono altre due. Allora, quella riguardo gli inni,
bellissima perché io ricordo il film su Maria Stuarda del 1936, che è in bianco e nero e per me è un capolavoro intramontabile, in cui si vede proprio la figura dell'inno scozzese rivolto alla regina. Quindi sarebbe bello, secondo me, puntare un attimo i riflettori anche proprio sugli inni in linea femminile, cioè se il professore magari ci può chiarire anche questo aspetto, sarebbe bello. Ah, bellissimo, bellissimo. Poi un'altra domanda, professore, l'ultima, lo prometto, poi mi taccio immediatamente. La ragion di Stato, perché secondo me il concetto di dinastia è fortemente dipendente dal concetto di ragion di Stato. Lo si è visto con Enrico VIII, Tommaso Moro, lo si è visto appunto con Elisabetta I e Maria Stuarda. Quindi quanto la ragion di Stato influenza la dinastia? E poi sarebbe bello vedere anche le differenze che ci sono a livello gerarchico tra le dinastie, perché studiando i documenti valdesi io mi sono reso conto di una cosa, che la famosa Volpe Savoiarda, ovvero Amedeo II di Savoia, quando inizia il famoso eccidio valdese, lui è come se facesse capire ai ministri valdesi che vanno da lui per dire: ma perché tu ci stai perseguitando? Lui risponde in modo molto sibillino, riferendosi a Luigi XIV, e dice: che volete farci? Sono le ruote più grandi, le dinastie più forti che governano quelle più piccole. Quindi ecco, io con questo mi taccio Grazie, e aspetto una riflessione del professore, mi interessa tantissimo. Grazie. grazie a lei. Marcello, senti, vogliamo Dimmi. Come fare che vuoi? Rispondere volta per volta, vuoi anche tu? perché in questo caso con quattro domande forse è meglio, poi aspettiamo Come le. vuoi tu? Grazie Mariano, Rispondo subito grazie mille. da Mariano, ringrazio per queste domande che vanno al cuore di molte questioni cui io ho accennato brevemente. Prima, ovviamente, su Cantarovici, non voglio recensire Cantarovici, ovviamente, però questo è interessante, cioè come l'uso che fa la cultura politica inglese, no? Già a partire dal 400 poi, per in qualche modo legittimare questa situazione, come dire, il problema. È sempre lo stesso, cioè in qualche modo sopire ogni possibilità di guerra civile, di scontro. E la cultura politica inglese si sta misurando con il contrasto per il regno, no? Ma la corona inglese è stata sempre ampiamente contesa. E i Tudor nascono da una guerra tra famiglie, no? Tra grandi famiglie nobiliari, nasce da lì. Quindi la soluzione che la cultura politica inglese, che poi Cantarovici ha studiato in maniera ovviamente così chiara e così utile per tutti noi, è quella del doppio corpo del re. Ma che serve in qualche modo a legittimare questo, cioè a dire: guardate, chiunque sia, quando muore il re, non è morta la monarchia, bisogna aspettare il successore. Le leggi di successione in qualche modo poi vanno a codificare ulteriormente questo, ma soprattutto risolvono l'altro problema, cioè chi è il titolare della sovranità. Perché nelle teorie inglesi del 4-500, del doppio corpo del re, questo rimane ancora ambiguo, cioè dove sta l'origine, chi per primo ha legittimato. Allora, l'invenzione del patto sociale, no? Questo mito, questo fondamento metastorico della sovranità, serve a dire: guarda che c'è un soggetto da cui è origine, no? Che poi è la questione che ci poniamo tutti noi oggi, come è nato lo Stato, cioè come sono nate le forme di organizzazione di uno spazio secondo, come dire, gerarchie di comando, no? È la questione che gli archeologi stanno discutendo, no? Qual è il primo Stato, qual è la prima forma di Stato che l'archeologia, no? C'è la famosa storia della città di Ur, no? Questi scavi a Ur che dicono: questo è il primo esempio di. Ma siccome noi abbiamo una, noi possiamo fare la storia di 6 milioni di anni, no? Noi abbiamo documenti, potremmo cominciare da 6 milioni di anni a fare la storia dell'umanità. E tutti ci siamo posti il problema: quando comincia lo Stato, no? Per ora si dice, intorno alle ricerche archeologiche ci mostrano Ur come un libro di Liverani, in italiano c'è uno di Liverani su questo. Però ecco, la teoria inglese non aveva risolto questo problema. Quando viene Hobbes e dice: guardate, il patto sociale esiste, la sovranità nasce dal patto sociale, però guardi come ragionava Hobbes, no? C'è una moltitudine, si riunisce per il patto e in quel momento diventa popolo. Hobbes dice questo, è moltitudine, popolo. Il popolo vota e legge, poi ritorna moltitudine. E nell'immagine, nell'effigie del Leviatano, lei il popolo lo trova come moltitudine. Cioè c'è questa
Ma lo stesso Hobbes dice questa preziosa ambiguità. Cioè la moltitudine diventa popolo e elegge il sovrano, ritorna moltitudine, non ha più diritto a eleggere il sovrano. Viene Hobbes e dice no, la moltitudine diventa popolo e diventa società civile. Ecco perché poi la teoria del doppio corpo del re non servirà più. Non serve più. Non serve perché emerge questa centralità del soggetto sovrano. Nel caso inglese poi il Parlamento, ovviamente, il Parlamento. E quello che noi chiamiamo il Bill of Rights, cioè la legge, la monarchia parlamentare, in realtà è dentro l'atto di successione. È l'atto di successione che regola, il sovrano deve essere, sapete qual è le regole, cioè, il sovrano deve essere protestante, non potrà mai essere un papista, così si dice, e non potrà neppure essere sposato, se uomo sposato, se donna sposata con un papista. Questo è nelle regole della successione inglese è ancora oggi valida, come sapete, no? La cosa venne fuori per la principessa Diana. Voi siete troppo giovani, anche lo stesso Stefano è troppo giovane, non si ricorda, ma quando morì la principessa famosa Diana in Inghilterra si pose il problema perché lei era incinta di un musulmano. E allora si pose il problema cosa sarebbe successo se fosse nato un erede, un altro uomo di fede musulmana. Cioè, fu questione, insomma, vabbè, ora lasciamo stare così. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda sulla cultura, sul Cantarò, no, Cantarò, sul ruolo di questa cultura politica inglese 4-500 e così via. Il Gran Turo, dunque l'immagine della decadenza italiana, le ho detto, viene dal dibattito europeo della seconda metà del 600. Guardi, è nel contesto in realtà della costruzione di una geografia, di una nuova geografia culturale dell'Europa. No? L'Europa nel 600 si comincia a pensare un'Europa che ha una frontiera oriente, e dal 700 poi si userà questo termine Oriente d'Europa, cioè da Berlino in poi diranno i geografi, quello si chiama Oriente d'Europa. È un'Europa vera e propria. No? Voltaire dice l'Europa finisce a Berlino, finisce su una linea che va da Berlino a Venezia, dopo non è più Europa. E allora nella cultura politica si usa questo termine Oriente d'Europa. Stia attento, non Europa centrale, Europa orientale, ma Europa e Oriente d'Europa. Si inventa questo termine, Oriente d'Europa. Bene, la linea per Voltaire andava da Berlino a Venezia. Qualche storico molto intelligente ha detto, guardate la stessa linea che poi trova Churchill, no? Guardate che la cortina di ferro si mette sulla linea che aveva visto Voltaire. Lascio a voi tutto il valore allusivo di una cosa del genere. Voltaire diceva da Berlino a Venezia, Churchill dice da Danzica, da Berlino a Trieste, ma Trieste nel 700, quando è detto Voltaire, ancora non era la Trieste importante dell'800 e 900. Quindi, allora l'immagine viene in quel contesto, c'è un'Europa più sviluppata, guarda caso l'Europa protestante, l'Europa dei grandi centri editoriali. Lipsia, Parigi, Amsterdam, Londra, è un'Europa cattolica, cioè le due grandi penisole mediterranee, la Spagna e l'Italia. Il Gran Turo di cui lei parlava, il Gran Turo a metà Settecento arriva a Roma, qualcuno si spinge fino a Napoli. Il primo che arriva in Sicilia, c'è un filosofo inglese del primo Settecento, ma non scrive niente, poi è Goethe. E Goethe è il primo che dice, guardate, che c'è la Sicilia e c'è quest'area mediterranea. No, e Goethe dirà, qui è la chiave di tutto, no? Le scoperte del Mediterraneo. E Goethe, leggete Goethe, quando arriva in Sicilia, a Segesta dice, qui è la chiave di tutto. E vuol dire Sicilia, Grecia, e lì nasce il mito della Grecia. No? Quindi in questo contesto di classificazione della realtà europea, di nuova classificazione della realtà europea, l'Europa viene eletta secondo una frontiera est-ovest e una frontiera nord-sud, a fine 600. E sono i centri forti di produzione intellettuale, di produzione, cioè Londra, Parigi, Amsterdam. Ecco, è lì che viene fuori questa idea della decadenza italiana. I primi a dirlo sono i gesuiti di Trevoux, cioè i gesuiti francesi. Insieme al famoso vescovo anglicano Barnett, che è uno dei protagonisti della gloriosa rivoluzione inglese, il quale viene in Italia e scrive queste Letters from Italy, in cui dice qui c'è la decadenza.
Bourdieu diceva che la cultura italiana non ha più la lingua per capire le novità, per capire la scienza. E quando gli italiani risponderanno, Muratori risponde, dice sì, è vero, siamo decaduti. Da Tasso in poi l'Italia è decaduta, ma adesso stiamo risorgendo. Muratori fa l'Accademia per la riforma, no, della cultura italiana. Le Accademie Muratoriane nascono. Il buon gusto. L'Accademia del Buon Gusto è la risposta italiana all'accettazione della decadenza. Quando uscirà la prima grande storia della letteratura italiana, Tiraboschi, 1864, la storia di Tiraboschi, se lei avrà voglia di andare a vedere, comincia con un grande capitolo sull'idea di decadenza. Così comincia la storia d'Italia. E noi italiani abbiamo introiettato l'idea della decadenza. Anzi, sapete, diceva con un povero amico morto purtroppo anni fa, ma credo che Stefano se lo ricordi, Cesare Mozzarelli, no? Ci dicevamo, era un professore della Cattolica, ci dicevamo siamo l'unico popolo al mondo che racconta la propria storia come un seguito di morte e di rinascite. Siamo morti nel Medioevo e poi abbiamo il Rinascimento. Siamo decaduti con la Spagna e abbiamo il Risorgimento. Non c'è popolo al mondo che si racconta in questo modo. I tedeschi, il processo di unificazione, non lo chiamano Risorgimento, è chiaro. Siamo i soli al mondo che ragioniamo in morti e rinascite. Tant'è vero che in maniera un po' tra il serio e molto fascetto, una volta il Consiglio di Facoltà di scienze politiche dove insegnava, proposi di avere una cattedra di storia della decadenza, che come c'è solo il risorgimento. Come fanno gli studenti a fare la storia del risorgimento se prima non fanno la storia della decadenza? E posi, e facemmo una bella discussione, ovviamente poi seria, insomma, su questo perché gli italiani ragionano in questo modo. Ma questo, chiudo questa parentesi. Quindi la decadenza è legato a questo aspetto qui, che diventa centrale. Ovviamente. C'è una questione, figurati, ci fu un matematico che fece il grafico della decadenza italiana, Boscovich, nel 1330 fece il grafico della decadenza italiana. Ovviamente la prima osservazione che viene a chi studia queste cose, scusate, ma sono gli anni in cui c'era Galileo Galilei, ora parlare di decadenza della cultura italiana, quando c'è Galileo Galilei, se ovviamente questo, ma allora queste cose non si dice. Quindi il Grand Tour, chi viaggia, viaggia con questa idea, guardi. Il Grand Tour è preparato da letture prima, poi erano sempre accompagnati dai precettori, no? Hobbes fa il precettore, guida le persone. Quando Montesquieu fa il suo viaggio, c'ha già un'idea precisa di cos'è l'Italia, eh? Questi lo sanno cosa, e vanno a, come tutti i viaggiatori, vanno a cercare quello che già sanno. In gran parte, come fanno i viaggiatori, il senso delle guide è questo, no? Del repertorio. Quando lei viaggia con la guida, non fa un viaggio lei, va a vedere quello che è scritto sulla guida. Ma è l'immagine complessiva dell'Italia che viene fuori tra 600 e 700, un'Italia di decadenza, ecco. Però non volevo perdere più tempo. Donne, inni, la musica è interessante perché, per esempio, il famoso inno inglese, non sappiamo l'origine, poi viene musicata, c'è un autore, 1345, viene pubblicato su un giornale quest'inno. Bene, uomini e donne, no? Uomini e donne. Le donne in quel momento abbiamo due grandi imperatrici, abbiamo Maria Teresa e Caterina II. Sia Maria Teresa che Caterina II, quando si va, la stessa Elisabetta I, a me piacciono i discorsi che le regine fanno agli eserciti. Noi abbiamo il testo del discorso di Elisabetta I all'esercito inglese, non l'esercito sbagliato, alla flotta, ovviamente. E abbiamo i testi dei discorsi di Maria Teresa all'esercito austriaco, no? E in questo caso si presenta, qui è bello, Elisabetta si presenta come donna ma capace di comandare, no? Maria Teresa va lì col bambino, il giovane Giuseppe, il bambino Giuseppe II, nato da 3 mesi, dice: io sono la madre di questo che sarà il futuro sovrano. Come si legittima, no? Davanti ai soldati, Maria Teresa, Elisabetta va, sono io, anche se sono donna, Maria Teresa va lì e gioca sul tema della fragilità di colei che ha in deposito il futuro sovrano. È bellissima questa cosa, io trovo, comincerò la mia biografia con questa, cioè perché la cultura politica di Maria Teresa è molto complicata, eh?
Però in Maria Teresa, durante il suo regno, viene fuori il termine di patriottismo, patriottismo austriaco, nasce in quegli anni, nasce durante il regno di Maria Teresa. Quindi è così. Gli inni no, dico sempre viva re, viva, viva, viva la regina, no? Perché in Inghilterra poi soprattutto hanno avuto tantissime regine, non c'è alcun problema, ecco. Ragion di Stato, ritorno, sì, ha risolto un problema, ma non quello è un po' come i due corpi del re. Non ha risolto il problema chi sta della sovranità, come ancora oggi non abbiamo risolto la sovranità, devo dire. Ancora il termine più ambiguo, non lo dico io, lo dicono gli studiosi, gli storici del diritto, ovviamente. Ecco. L'altro tema era, aspetti, era la gerarchia tra dinastie. Sì, la gerarchia di dinastia esiste, esatto, però dovete tener conto delle parentele. Le famiglie sono tutte imparentate tra di loro. Quando nella guerra civile spagnola, nella guerra di successione spagnola, le cito questa cosa, ovviamente solo Voltaire poteva scrivere questa, no? Voltaire dice: che cos'è questa guerra di successione spagnola? Ma insomma, Voltaire dice, è una guerra di famiglia, dice, il duca di Savoia andò in guerra contro due sue figlie, che erano dall'altra parte. Il principe Vaudemont, che si era schierato con l'arciduca Carlo d'Asburgo, stava per fare prigioniero in Lombardia suo padre, che invece si era schierato per Filippo V. La Spagna era divisa in due fazioni, era pur sempre una guerra tra parenti, che la guerra generale era cominciata. Ecco, questo. Il solito Voltaire, no? Ma era così, insomma, guardi la prima guerra mondiale, il re d'Inghilterra è cugino del Kaiser. Tra l'altro è una famiglia tedesca, torno a dire, poi tra l'altro il legame con la Germania si era rinforzata con la regina Vittoria, che ho sposato un principe tedesco. Quindi ecco, la gerarchia c'è, però studiamo anche le parentele e la storia parentele ci dice anche questo cambiamento delle gerarchie tra dinastie. Si vede bene. Gli Asburgo arrivano addirittura al punto di far sposare nel 500 una figlia dell'imperatore a un principe Medici, no? Per me, il quale è un contadino, non aveva nessun titolo. E poi il re di Francia sposerà un'altra Medici, ma quando questa Medici va in Francia, tutti si chiedono: ma come dobbiamo chiamarla questa? Non ha nessun titolo. Non esiste la nobiltà in Toscana fino al 1750, non esiste. Non ci sono titoli, non ci sono titoli imperiali. E quindi quando la regina Maria va in Francia, gli ambasciatori francesi scrivono a Firenze: ma questa chi è? Cioè, come dobbiamo chiamarla? Cioè, e gli ambasciatori che vanno appresso, chi sono questi qui? Un Ricasoli, sono dei banchieri, dei banali mercanti, no? Rispetto a un Orleano, rispetto a un Borbone. Cioè, chi sono questi? Ecco. Quindi bisogna vedere anche la storia dei matrimoni, ci fa capire quello che diceva lei, il cambiamento dei gradi, della gerarchia. Però ho risposto troppo a lungo, però è colpa sua, eh. A lei rimangono Grazie altre professore, domande. no, grazie Penso mille. vada benissimo. Qualche altra domanda? Qualcun altro che vuole intervenire? Tanto abbiamo ancora tempo. Marco. Sì, allora, premesso che buona parte delle domande le ha già fatte Mariano, però, cioè che mi interessava, però avevo un dubbio. In pratica, parlando appunto di dinastie e parentele, mi viene in mente la legge salica, quindi un principio medievale di quello della dinastia, che era il principale elemento che dava, diciamo, legittimità ai vari re, che però erano ovviamente particolari, non sto qui a specificare parametri. Ora, quando si ha la fine di queste dinastie dei Medici, degli Estensi e quant'altro, non è entrando più in vigore l'importanza della vera e propria dinastia salica. È soltanto una questione del patto sociale, insomma, un cambio totale di rotta, o esiste sempre questo elemento della dinastia, diciamo, nata a Clodoveo e quant'altro? Vito, sì, Vito, Marco Vito, mi limito a rispondere citando Shakespeare. Oh, Allora, bravissimo. Ci piace questa cosa. Enrico V, atto primo, scena seconda. Sta parlando della Francia e Shakespeare dice: The Salic Law that they have in France.
cioè è solo in Francia legge salica, non c'era negli altri regni, non esisteva. Quello che colpisce molto chi studia già nel 600-700, dicevano questa curiosità della legge salica, che è solo in Francia, è solo in Francia. E la questione ritorna in ballo, la legge salica, alla morte di Luigi XIV, perché Luigi XIV fa un editto prima di morire in cui equipara i figli, equipara come figli legittimi i figli bastardi, quello che si chiama i bastardi di Luigi XIV. E si apre un dibattito costituzionale enorme perché in nome della legge salica no, non è possibile. Il risultato è che il successore Luigi XV, soprattutto non le ha il Consiglio della Corona, riescono a cancellare l'editto di Luigi XIV. Cioè neppure Luigi XIV può contro a quel punto non può dire io voglio il mio successore, come anche Pietro, no? Pietro Zara. Nel 18 imprigiona il figlio, nel 20 lo fa ammazzare e il 22 fa una legge e dice è del potere del sovrano scegliere il successore. In realtà poi chi sarà il suo successore? Prima è la sua seconda moglie, poi sarà il figlio del figlio che lui aveva ucciso. È Pietro, non Zar Pietro II. Ma la legge salica, come ci dice Shakespeare, atto primo, non mi ricordo più che atto, scusate, me l'ho segnato, atto primo, scena seconda, la legge salica che hanno solo quelli lì in Francia. In Grazie. Spagna regine c'erano state Eh sempre, sì, infatti, infatti, è il sistema vero. spagnolo prevedeva, era la successione per via femminile, il sistema asburgico prevede la successione per via femminile, i medici, l'ultimo medici vuole che gli succeda a sua figlia, no? Succeda a sua figlia, fa l'atto perché dice mia figlia deve succedere. E poi in realtà le altre potenze dicono, ma a proposito degli altri stati. C'è una famosa lettera in cui Cosimo III dice: io voglio che mia figlia succeda a me, poi dice, però i principali stati decidono al contrario. E gli hanno dato un figlio che lui non aveva voluto, cioè il principe di Borbone, che per un certo periodo viene indicato come successore dei Medici. E come dice Gian Gastone, che non aveva figli, le potenze mi hanno dato un figlio. E così si trova il figlio. Filippo V, e poi in realtà poi Carlo, scusate, che poi in realtà diventerà re di Napoli e non sarà più il principe di Toscana che arriva l'Asburgo, il re d'Asburgo. Sì. Va bene, grazie. Marcello, Nulla. stavo pensando, in realtà la mia non è una domanda, ma è una provocazione simpatica. In realtà esisteva una dinastia al mondo in cui il re, che non si chiamava re, si chiamava sultano, in qualche modo poteva scegliere il successore. Come sai, la successione al Eh sultanato ottomano era particolare, cioè aveva questo, come dire. Almeno finché ha funzionato il sistema della scelta all'interno dell'harem, come sai, ha funzionato benissimo, ma anche questo fatto di questo meraviglioso sistema che fa inorridire i miei studenti del fraticidio, no? Che ogni sultano scelto poi fa ammazzare tutti i fratelli per evitare le guerre. Beh, insomma, quello è un sistema in cui veramente fino a un certo punto il sultano sceglie il suo successore e finché questo sistema è virtuoso funziona. Poi dopo, vabbè, succederà come sai. La decadenza che dell'impero ottomano passa anche attraverso il cambiamento di successione al trono Certo, al certo. sultanato. Bene, ma la mia era No, soltanto figurati, battuta, però ovviamente, mi come fai sai. pensare due cose. Primo, da appurare se i sultani ottomani avessero letto Tacito, perché anche i preti No, romani uccidevano i fratelli. ascoltami, I Maometto preti romani II uccidevano era un. i Come sai, Maometto II parlava 5-6 lingue, fratelli. conosceva che la cultura classica. Solimano lo stesso, però non c'è dato sapere della biblioteca dei No, sultani, però la seconda non cosa è mi che è meraviglierei. vero, hai Non mi ragione, cioè meraviglierei. lì è una successione, però lì non si pone il problema proprio del patto sociale, quella è la Assolutamente questione. no. Però mi hai dato curiosità di andare a ricontrollare le lettere persiane di Montesquieu. E quando lui immagina questo Uzbek, questo persiano che arriva a Versailles, che guarda, perché non mi pare che accenni a questo tema, eh? Devo controllare, parlo della corte, si stupisce di come funziona la Francia, eh?
Però devo controllare, mi hai dato un compito a casa, vai. bene, dai, Devo va bene. vedere le lettere Però non troppo persiane. arduo. No, ce l'ho qui dietro, Quindi... queste lettere persiane. Mi alzo e controllo, è un librino piccolo, quindi si controlla facilmente. Perfetto. Grazie, anzi, grazie Qualche Stefano. altra domanda? Qualche altro intervento? Qualcuno che vuole intervenire? Abbiamo tanta, come dire, abbiamo detto ta tante cose, credo ci sia ancora spazio. Manuela, abbiamo anche Manuela Marcello che è arrivata Ah, 5 bene. minuti dopo. Manuela, Piacere. hai qualche domanda per il nostro Marcello? No. No, Marcello non ha Ma nessuna guarda domanda che è per... stato più che esaustivo, per cui veramente non ho nulla da chiedere, è Che stato più che bello presente. sentirlo No, dire devi sapere, Samantha. Marcello, adesso scherzo su questo, devi sapere che noi, i nostri, quando facciamo esami, diamo la possibilità agli studenti di fare come domanda a piacere di scegliere una domanda a cui, che non dobbiamo fare. È la più gettonata, provo un po' a indovinare qual è, sono le guerre di successione che nessuno vuole mai. E allora Manuela si è impuntata e quest'anno abbiamo deciso che terrà una lezione sulle guerre di successione, perché così, come dire, lo devono sapere, perché sennò Faccio un vedo compito coltivando facilmente. una marea di studenti di lingue ignoranti sulle guerre di successione, che non voglio passare alla storia per questo. Faccio un commento poco No, accademico. Che palle! vabbè, figurati, ci mancherebbe, però Manuela lo renderà simpatico. Un po' più divertente, diciamo, con qualche piccolo pettegolezzo. Io mi sono sempre divertita con i pettegolezzi storici e rendevano più leggero lo Anche studio. Quindi Voltaire. metteremo qualche pettegolezzo e magari cercheremo di fare qualche piccolo collegamento con l'oggi per fargli capire che poi tutto sommato anche una cosa che è accaduta tanto tanto tempo fa, poi qualche piccola ripercussione sull'oggi può averla. Va bene, carino, carino come idea, divertente. Chiaramente Grazie molto. saccheggeremo il tuo libro, come dire, verrà usato per questa lezione, perché Figuro, spero di no. faremo Ringrazio molto. sentire anche Ghini a questo punto. Parlo poco Beh, delle guerre, via, perché non c'è niente di peggio delle guerre, guarda. no, è vero, questo è verissimo, però spiegheremo solo che le guerre sono funzionali in realtà a ben altri aspetti, insomma, a ben altri Il impieghi. grande equilibrio europeo Anche in questo modo, tant'è lo vero che sapevo. pensavo di fare un PowerPoint per le guerre che potranno consultare anche davanti a noi tranquillamente, e in realtà magari Che brava, poi me lo mandi così imparo lo qualcosa usi anch'io. pure te. Ma dubito, io già mi sono segnata tutto Successo. quello che Se penso hai detto. tutte le guerre successive austriache, le battaglie per la Slesia, le follie, guarda, Perché c'è ha la fatto pazienza. quella polacca? Secondo me quella polacca è la peggiore in assoluto. La polacca, è vero, hai ragione, perché lì c'era. Ho sempre avuto, così è anche una scusa per ripassare, Ah, eh. È sì. stato proprio per me un tallone d'Achille. Eh sì, però lì vedi già la concertazione, no? Tra gli Asburgo, la Francia, poi come si mettono d'accordo lì, si prepara il rovesciamento delle alleanze, eh? Perché l'accordo finisce con lo scambio della Lorena, con la Toscana, secondo me, insomma, sì, poi c'è la situazione austriaca e poi avviene il rovesciamento delle alleanze, che è l'unico, che è uno dei pochi trattati in cui è stato fatto un monumento. A Nancy c'è un monumento al rovesciamento delle alleanze. Ah no, È uno dei pochi, sì, mi ha sempre colpito dove, i monumenti che ricordano trattati internazionali. Questo è uno dei pochi, credo nel Settecento sia l'unico. Poi ricordiamo, poi non so se a Waterloo c'è un monumento, se non ci sono mai andato. non lo so, neanche io. Dobbiamo chiedere a Carmine Pinto, grande appassionato di Napoleone e di Waterloo. Qualche altra domanda? C'è qualcun altro che vuole intervenire, visto che Marcello è ancora qui, anzi, ben disposto a La rispondere. voglio a imparare. Qualcun altro vuole intervenire? Qualche altra domanda? Aspettiamo 5 minuti per qualche botta di timidezza e poi se no, Va come dire, ci bene, salutiamo. non c'è nessuna timidezza, ragazzi. Io credo che comunque sia stato veramente esaustivo e detto molto. A me è piaciuto molto personalmente, anche perché a me è piaciuto moltissimo come dire, quando citi teatro, poesie, inni, perché secondo me è un modo anche diverso di far passare concetti che lì per lì possono sembrare un po' pesanti, Eh sì. no?
ma questa è una cosa didatticamente anche funziona molto. Quando mi sono visto, quando ho cominciato a vedere gli inni dinastici, mi sono divertito moltissimo, devo dire. Bene, se nessuno vuole fare domande, noi ringraziamo Marcello Verga. Grazie Marcello per essere stato con noi, è stato un piacere. Speriamo di rivederci presto in presenza, in tutto il nostro splendore. Okay, grazie ancora. Ringraziamo Marcello e ringraziamo tutti gli amici, dottorandi, dottori di ricerca, gli amici e colleghi che hanno voluto partecipare a questo incontro. Grazie a tutti. Grazie Marcello, a se vuoi ti fermi 30 secondi che ci sollochiamo un po' più calma adesso. Volentieri. Grazie ancora, un buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. A presto.